Bene, una delle modifiche che si vorrebbe introdurre è quella della regionalizzazione, che andrà anche a toccare la scuola. C'è da dire su questo aspetto che il DPR 275 del 99 riguardante la scuola dell'autonomia poi di fatto non ha mai avuto un effetto pratico, non è entrato poi mai a regime per una serie di motivi, mancati finanziamenti, per anche un accentramento che ancora esiste da parte del Ministero dell'Istruzione. Perché secondo lei la regionalizzazione potrebbe essere diciamo, la chiave di volta per risolvere il problema dell'autonomia? Beh, c'è da dire una cosa, la legge sull'autonomia ha poi generato il regolamento, no, del 99, che non è vero che non è stato importante, assolutamente, ha dato tante possibilità alle scuole di programmare il proprio piano dell'offerta formativa, di fare rete, di fare sistema, di collegarsi col territorio, di fare sinergia con tanti enti e agenzie anche educative informali proprio al fine di migliorare l'offerta formativa di ogni singola scuola legata anche ai propri contesti territoriali, quindi di legare proprio gli obiettivi della scuola stessa a dei bisogni e esigenze specifiche. È evidente che l'attenzione verso il bisogno locale, verso il si ha quando più si avvicina ai problemi, ecco forse perché potrebbe essere l'autonomia un'opportunità proprio in questa veste.